Buongiorno, sono Padre Aurelio, carmelitano, missionario in Repubblica Centrafricana da una trentina d'anni e sono anche responsabile della Caritas della diocesi di Guano, una diocesi che si trova a nord-ovest di questo paese, grande due volte l'Italia, un paese che si trova tra il Camerun, il Chad, il Sudan e i due Congo. È un paese che purtroppo da una parte poco conosciuto, nonostante sia appunto molto grande, due volte l'Italia, 5-6 milioni di abitanti solamente, conosciuto purtroppo per avvenimenti piuttosto negativi come Bokassa, come la guerra o le guerre che si ripetono e si susseguono da ormai decine di anni. Nel 2013-2014 c'è stato un momento molto forte con la presa del potere da parte di una minoranza del nord-est, soprattutto musulmani, che ha scatenato una specie di guerra civile tra le varie parti del paese, in particolare tra le comunità musulmane e non musulmane. Questa guerra è durata per molti mesi, ha fatto molti morti ed è stato provvidenziale l'arrivo di Papa Francesco, che ha voluto proprio a Bangui aprire il Giubileo della Misericordia nel 2015. Che ha fatto, come diceva lui, di Bangui la capitale spirituale del mondo. Un paese molto povero, si trova sempre un po' in fondo a tutte le classifiche, sia per la salute che per l'educazione, per l'economia. È un paese che cerca di tirarsi fuori da questa spirale di violenza senza riuscirci troppo. Vive in questi ultimi anni momenti di forte tensione anche per l'arrivo dei mercenari russi e di continui focolai di insicurezza. Proprio in questi giorni è stato assalito un posto della frontiera dove passano praticamente quasi tutte le entrate del paese, distruggendo la dogana, distruggendo dei mezzi. E proprio in questi giorni stiamo preparando la fiera agricola di Bangui e anche lì siamo piuttosto preoccupati, speriamo che non succeda niente. E questa è la situazione del paese. La situazione del paese è molto complicata anche per quanto riguarda la sanità. Le strutture sono poche, mal gestite e spesso diventano un'occasione di corruzione ulteriore. La gente ha poco accesso alle cure, nonostante qualche sforzo fatto sia dal governo, ma soprattutto dalle ONG, dalla comunità internazionale. Tra le poche strutture che ci sono e che funzionano, ci sono soprattutto quelle della Chiesa Cattolica. Abbiamo ospedali, dispensari e anche un sistema, ad esempio, per l'acquisto di medicine a prezzo basso. Un settore che ha bisogno di aiuto urgente e che è poco seguito, soprattutto quello delle persone con handicap. Qui molti bambini nascono con dei problemi al momento del parto, ci sono alcune malattie invalidanti, ci sono incidenti, per cui ci sono spesso persone con handicap che hanno bisogno di un aiuto per la mobilità. Qui troviamo abbastanza facilmente dei tricicli che possono essere spinti a mano e che permettono appunto alla gente di muoversi, di avere quel minimo di indipendenza e di autonomia e che permette anche a chi è più intraprendente anche di avere una piccola attività, tipo piccoli commerci, eccetera. Il progetto che sottoponiamo alla Misericordia e alla carità dei fratelli della Chiesa di Milano è proprio l'acquisto di tricicli, di queste sedie a rotelle che permettono agli handicappati di potersi muovere ed è un progetto a cui teniamo molto. Cerchiamo di fornire questi tricicli quando è possibile, nonostante il costo sia abbastanza alto,
perché appunto permette a chi è in difficoltà di avere un aiuto per la mobilità, ma soprattutto un aiuto nella dignità e nell'acquistare quell'indipendenza che è fondamentale per ogni persona, soprattutto per chi ha un grosso problema di mobilità come le persone con handicap. Buongiorno, sono Mirek Gucfa o Miroslav Gucfa, vescovo di Buar. Sono adesso qui in presenza di padre Aurelio. Approfitto per ringraziare la diocesi di Milano e la Caritas Ambrosiana per questo aiuto che ci mandano per poter comprare le carrozzine per i nostri persone, per le nostre persone malate, per le persone bisognose. C'è tanta povertà, sono tanti bisogni, allora ringraziamo tutti che ci vengono in aiuto e così la gente che riceve questo aiuto può sperimentare, può conoscere l'amore di Dio. L'aiuto è anche questo è il segno dell'amore e della comunità che ci unisce. Grazie tante.